L'attività dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale del Presidio ospedaliero Ballone Lombardo di Canicati, mai interrotta è tornata alla normalità, sia per quanto riguarda le attività in urgenza che in elezione, cioè nuovi ricoveri con attività chirurgica programmata. Lo precisa in una nota LASP di Agrigento che aggiunge A seguito dei provvedimenti adottati dalla Direzione Strategica con disposizione nello scorso 18 gennaio, infatti, ai quattro chirurghi in servizio presso il reparto di Canicati si sono aggiunti ulteriori professionisti provenienti dalle altre unità operative del l'azienda in grado di operare come primo operatore e assicurare il loco insieme agli strutturati del reparto sia le sedute operatorie che l'assistenza ai ricoverati. Le prestazioni aggiuntive saranno effettuate in regime di incentivazione oltre l'orario di servizio ordinario senza interferire con le prestazioni dei reparti di provenienza. Ciò avverrà sino a che il rientro in servizio del personale momentaneamente in aspettativa e l'incremento dei medici reperiti attraverso nuove assunzioni non renderà superfluo il ricorso a chirurghi di altri presidi della di Grigento impegnati a Canicattì. La previsione di implementare la dotazione organica dell'ospedale Barone Lombardo non riguarda solo la chirurgia generale e coinvolge numerose altre unità che oggi non operano a pieno re regime e a pieno organico. La direzione strategica ha previsto un complessivo piano di crescita da attivato e attiverà le procedure finalizzate a reperire nuove e qualificate risorse professionali di varie discipline. Il piano di interventi per il Barone Lombardo di Canicattì che va considerato strategico per un ampio bacino di utenza, Prevede un significativo e progressivo processo di arricchimento qualitativo e quantitativo delle attività, anche attraverso investimenti sulle strutture, tra questi lavori straordinari per il pronto soccorso di recente finanziati dalla Regione per un milione e mezzo di euro e sulle apparecchiature sanitarie. L'ASPI ricorda inoltre la recente attivazione della Breast Unit, l'unità di trattamento delle patologie oncologiche alla mammella, proprio presso l'ospedale di Canicati, con l'incremento di attività diagnostico-terapeutiche e chirurgiche ad alta specializzazione anche attraverso una convenzione con un esperto senologo dell'Università di Messina. L'obiettivo più generale della direzione di Agrigento è la riduzione delle prestazioni che i cittadini sono costretti a ricevere da aziende operanti fuori dalla provincia attraverso l'incremento dell'offerta sanitaria e dell'indice di attrazione delle strutture ospedaliere.